Arbusti in fiamme in via Turati a Bellocchi, in azione i vigili del fuoco di Fano con l'ausilio dell'autobotte del comando di Pesaro. In casa una pianta di marijuana e oltre 100 grammi di infiorescenze essiccate, denunciata una coppia di Montecalvo in Foglia, già arrestata lo scorso anno per coltivazione di una piantagione di marijuana. Prevenire furti e truffe, venerdì sera al Codma di Rosciano, un incontro per dare consigli utili alla cittadinanza. Tra i relatori, il dirigente del commissariato di polizia di Fano e il responsabile del servizio sistemi informativi della BCC. Quasimodo, Piero Angela, Oriana Fallaci e WhatsApp, gli studenti alle prese con l'esame di Stato, oggi il tema di italiano, mentre domani la seconda prova scritta. Molto interessante, è stato divertente, in realtà è stato bello esprimere il nostro pensiero così. A piedi dall'Inghilterra all'Italia, percorrendo il cammino della Via Francigena, è iniziato oggi il viaggio di Giuliano Maltempi, l'ex poliziotto, oggi pellegrino. Al Via Fano l'undicesima edizione di Passaggi Festival, stasera gli incontri nell'ex chiesa San Francesco, alla memoria il chiostro delle Benedettine. Domani l'inaugurazione ufficiale in piazza 20 Settembre, si consegna il premio giornalistico Andrea Barbato a Lucia Annunziata. Tra gli ospiti Pietrangelo Buttafuoco, Elena Di Cioccio, Osho e Paolo Borzacchieri. Benvenuti ad una nuova edizione di Occhio alla Notizia sul canale 19 di Fano TV. Lo avete sentito dai titoli, alle 11 di questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti in via Turati a Bellocchi di Fano, dove è divampato un incendio accidentale che ha interessato alcuni arbusti di fianco al canale Albani. Il rogo si è poi propagato per una decina di metri, coinvolgendo un piccolo capanno abusivo e dei bancali di legno in un piccolo appezzamento di terreno, oltre ad un canneto ed altro materiale. I pompieri di Fano e Pesaro sul posto, con tre mezzi, hanno domato le fiamme utilizzando anche il liquido schiumogeno. Invece i carabinieri della stazione di Tavoleto hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 56 anni e una donna di 62, entrambi italiani, conviventi e disoccupati, ritenuti responsabili del reato di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso. Negli ultimi giorni i militari, ben conoscendo i precedenti penali dei due denunciati, i quali già lo scorso anno erano stati arrestati e condannati per la coltivazione di una piantagione di marijuana, hanno condotto attività informativa e di osservazione per verificare se la coppia avesse ricominciato a dedicarsi alla coltivazione illecita dello stupefacente. Tale attività aveva consentito di trovare riscontro ai dubbi dei militari che pertanto, insieme ai colleghi del nucleo cinofili carabinieri di Pesaro, hanno eseguito una perquisizione domiciliare. Nell'abitazione hanno rinvenuto una pianta di marijuana in fase di coltivazione e infiorescenze della stessa sostanza tratte da piante coltivate e poi essiccate per un quantitativo di 104 grammi. Ed è ufficialmente iniziato l'esame di maturità 2023. Questa mattina oltre 13.000 studenti marchigiani hanno sostenuto la prova scritta di italiano. Il servizio è di Marco Lonigro. Con la prova di italiano è ufficialmente iniziato l'esame di maturità 2023. È una grande prova per migliaia di studentesse e di studenti della nostra provincia. A loro tutti va il mio più grande in bocca al lupo, che sia per loro un momento di sfida e di grande soddisfazione per un futuro che li possa rendere sempre più soddisfatti di loro stessi. Quest'anno l'esame torna alla formula pre-Covid, presenti tre tipologie di testo con 7 tracce differenti. Vediamo com'è andata. Com'è andata la prima prova e quale tipologia hai scelto? È andata piuttosto bene, ho scelto il testo argomentativo, che di solito è quello che scelgo e mi sembra quello più semplice. E ora la seconda prova? La seconda prova è quella un po' più tosta, noi abbiamo economia aziendale. Oggi, come il resto dei giorni, la passerò a studiare perché ancora non siamo messi tanto bene, quindi spero che andrà bene.
È andata discretamente bene, ho scelto il testo argomentativo, il quale trattava l'argomento della tecnologia, l'utilizzo di WhatsApp e il fatto che i giovani, un po' in generale, coloro che utilizzano la tecnologia hanno meno voglia di attendere, che vogliono tutto subito, ecco. Io ho scelto la prova B3, quella sulla storia, intervista con la storia, è andata molto bene e sono contenta di questa scelta perché è quella su cui sapevo argomentare di più, diciamo. E ora la seconda prova? La seconda prova sì, ho inglese. Sono abbastanza tranquilla, non mi sto preparando perché inglese me la cavo abbastanza bene, quindi non sono molto preoccupata, non sto in ansia, ecco. Ho scelto la C2 che parlava dell'attesa su WhatsApp e in generale nella nostra generazione. E spero sia andata bene, dai. Ho scelto anch'io la C2, che era più incentrata appunto sull'aspetto dell'attesa, il saper aspettare, adesso che ci sono i messaggi, non più le lettere, sempre queste cose così. Però sono più preoccupata per domani, diciamo, per matematica. Alla fine il tema è abbastanza tranquillo. Sono riuscito a fare un buon tema nell'ultima tipologia, un tema riguardo l'attualità, le nuove tecnologie, l'uso di WhatsApp e dei nuovi sistemi di informazione, di messaggistica. E ora la seconda prova, sei pronto? Sì, dai, siamo pronti, speriamo di farla nel miglior modo possibile. Per me è bello come testo, poi si vedrà ovviamente, me lo deve correggere. È esterno, un po' di ansia c'è perché comunque è anche uno scrittore, quindi c'è un po' di ansia, però comunque si spera che sia andata bene, ovviamente. Ho scelto la traccia C2, credo sia andata abbastanza bene, sono contenta di quello che ho scritto, però ovviamente non sarò io a correggere, quindi si vedrà, però sono contenta. E ora la seconda prova, sei pronta? Sì, domani abbiamo armonia perché siamo del liceo musicale, sono abbastanza pronta, carica. E ho scelto la B3 che era un discorso sull'importanza della storia, se la storia è per tutti o per i singoli individui, legge universale o no. E molto interessante, è stato divertente, in realtà altre tracce in realtà non mi sono molto piaciute, però è andata bene, questa era interessante, è stato bello esprimere il nostro pensiero così. E ho scelto la tipologia B2. Molto tosta, complicata, però tutto sommato bene, dai. Di cosa parlava? Parlava della tecnologia, di una lettera di Alberto Angela, dell'idea del lavoro. È andata bene, sono molto soddisfatta, ho scelto la tipologia C2. E anch'io ho scelto la tipologia C2. È risultata comunque tutto sommato abbastanza semplice, comunque parlava di attualità. E quindi era più espansivo come discorso, potevi comunque metterci del tuo. Tipologia B2 e sull'intelligenza artificiale è stato abbastanza complicato, però spero di aver fatto un bel tema. Ora la seconda prova, sei pronta? Sì, però adesso vado a casa a ripassare. Ho scelto la tipologia B2 su Piero Angela e con tema dell'innovazione. È andata bene. Pensavo di trovare tracce più difficili, invece erano fattibili e insomma è andata bene. Era un po' complicato, però si è fatto, dai. Prima prova è andata bene. Ora la seconda, sei pronta? La seconda un po' meno, perché è materia di indirizzo, però si fa quello che si può. Venerdì sera nell'area formativa del CODMA di Rosciano a Fano si terrà un incontro durante il quale verranno dati consigli utili per evitare truffe e furti. Ce ne parla di più Simona Zonghetti. Nel quadro delle iniziative finalizzate a diffondere la cultura della sicurezza, rivolte in particolare alle fasce di popolazione più esposte a truffe e furti, la Fondazione di Comunità Fano Flaminia Cesano, in collaborazione con la Banca di Credito Cooperativo di Fano e la Proloco Fano Infortune, ha organizzato un incontro che si terrà venerdì 23 giugno alle ore 21 nell'Aula Magna della Protezione Civile al CODMA di Rosciano. Dopo i saluti dell'assessore al welfare di comunità Dimitri Tinti e del presidente dell'Istituto di Credito Romualdo Rondina, interverranno il dirigente del commissariato di polizia di Fano, Stefano Seretti, e il responsabile del servizio sistemi informativi della BCC, Maurizio Giommi. Seretti, quali sono i reati maggiormente commessi nel nostro territorio? Qui a Fano e zone circostanti il reato più sentito e anche più perpetrato, più diffuso, è sicuramente quello di furti in abitazione, oltre che di furti di bicicletta, che è uno dei mezzi più utilizzati nella nostra città, nel nostro territorio. Ma i furti in abitazione sono quelli che destano più
più allarme sociale. Devo essere onesto nel dire che negli ultimi anni siamo riusciti in tutte le forze di polizia del nostro territorio, noi come Polizia di Stato, come commissariato, abbiamo veramente investito molto in questa attività. Lo facciamo anche grazie a degli strumenti che ci danno ottime opportunità in questo senso, quindi il sistema di videosorveglianza cittadino. Ad esempio, per quanto riguarda i furti in abitazione, quali sono le buone prassi per evitarli? Allora, la principale prassi che ho notato e che credo sia proprio specifica per il nostro territorio è quella di fare una valutazione specifica, una valutazione approfondita della propria abitazione ed individuare quelli che sono i punti deboli per l'accesso nella stessa, cosa che i ladri fanno assolutamente. Loro individuano il punto debole dove poter accedere. Normalmente sono le parti posteriori dell'abitazione, quelle meno in vista, quelle più anche meno illuminate di notte o comunque quando non c'è più la luce naturale, e quindi cercare di rafforzare il più possibile questi punti di accesso con delle grate, con delle inferriate oppure degli allarmi proprio dedicati solo a quell'accesso, a quella porta finestra o quella finestra, e fare in modo insomma di potenziare assolutamente questi accessi che sono i punti deboli di tutte le abitazioni. A seguito della pandemia e anche a seguito della guerra russo-ucraina sicuramente è aumentata l'attenzione da parte di sia organizzazioni criminali ma anche di organizzazioni legate ai governi cosiddetti canaglia verso il mondo internet e verso la rete. Quindi cosa è più interessante per queste organizzazioni se non colpire i conti correnti della clientela? L'obiettivo dell'incontro, l'obiettivo della mia presentazione sarà quella di fornire qualche strumento di cosiddetta igiene digitale o igiene informatica, strumenti che possono rendere la nostra vita digitale più serena e più sicura, e farò poi un focus ovviamente proprio sulle truffe online, quelle più diffuse che sono i phishing, lo smishing, il vishing. Quindi sono varianti sempre del medesimo attacco, che è un tipo di attacco massivo che va a colpire, che cerca di colpire più persone possibile sperando che qualcuno poi abbocchi come un pesce in una rete. L'incontro, moderato dal presidente della Fondazione di Comunità Fano Flaminia Cesano, Alberto Di Martino, sarà di ingresso libero. L'obiettivo della Fondazione di Comunità Fano Flaminia Cesano è quella di promuovere la raccolta di beni e patrimoni per poi poterli devolvere nel settore del sociale ed essere vicino al nostro territorio. L'attività di questa sera mira a continuare un'iniziativa della vecchia Fano Solidale che ha come scopo quello di essere vicino alle persone anziane e non anziane, ma diciamo in qualche modo che in maniera spontanea o genuina possono cadere nel rischio di essere vittime di truffe, rapine, sia di tipo informatico che di tipo fisico presso le abitazioni. Aspettiamo venerdì sera presso la sala della Protezione Civile del CODMA, ma sarà poi anche probabilmente ripetuta la trasmissione di quanto registrato. Con una breve nota, il Comune di Fano fa sapere che questa mattina si è svolta la conferenza dei servizi per il nuovo collegamento viario tra via Aldo Moro e la Statale 16, ovvero il prolungamento della strada interquartieri di Fano. Alla conferenza hanno fatto pervenire i propri contributi tutti gli enti coinvolti con esito positivo. Ed è iniziato questa mattina il lungo viaggio di Giuliano Maltempi, l'ex poliziotto pellegrino che percorrerà a piedi il cammino della Via Francigena, oltre 2 mesi di percorso per più di 2.200 chilometri complessivi. A piedi dall'Inghilterra all'Italia, percorrendo il cammino della Via Francigena, oltre 2 mesi di percorso per più di 2.200 chilometri complessivi. L'impresa, patrocinata dalla presidenza dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato e dall'Associazione Europea delle Vie Francigene, sarà compiuta da Giuliano Maltempi, socio effettivo in congedo ANPS, assistente capo coordinatore della Polizia di Stato. Fisicamente diciamo che come sempre mi alleno quasi niente, perché fa 99 se non 100 la testa, dunque automaticamente viene tutto da sé, basta mettersi sulla via. E poi dopo, con questa magia che si trovano in questi cammini antichi, ti dà forza per arrivare, diciamo, dove dobbiamo arrivare. In questo caso arriviamo a Roma, e dunque sarà un cammino, una via, la via di Sigerico, veramente sarà molto molto bella.
è molto emozionante. Maltempi, 56enne e da qualche anno in pensione, può essere definito un vero e proprio veterano dei cammini spirituali. Mosso infatti dalla passione per i percorsi storici della cristianità che richiamano lo spirito di sacrificio per la ricerca di se stessi e della propria fede, sono ormai circa 10 anni che Maltempi intraprende lunghi pellegrinaggi a piedi. Quest'anno con l'Associazione Nazionale della Polizia, il presidente Marra ha fatto questo slogan che io porterò in giro per l'Europa, sono molto contento di rappresentarla, da Canterbury fino a Roma attraverso l'Europa, dunque la Francia da nord a sud, e sarà per me un grande orgoglio di portare questo messaggio di pace a chi incontrerò sulla via, che è tantissima gente e che sono persone sempre, quasi sempre speciali, è una cosa veramente un'emozione che io auguro a tutti voi. Un giorno di poter fare un cammino per capire come ti cambia la vita. In passato ho già effettuato viaggi di questo tipo? Sì, ho iniziato nel 2014 col cammino francese a Santiago, poi nel 2016 ho fatto il portoghese da Lisbona, 2017 il cammino del nord da Irun, poi ho proseguito nel 2018 il primitivo sempre in Spagna, 2019 mi sono fatto La Plata da Siviglia, poi causa Covid sono stato in Italia, ho fatto la via di San Francesco e il cammino di San Benedetto, che è veramente una chicca. Dopodiché l'anno scorso, dopo che sono andato in pensione nel 2020, ho fatto questo sogno che avevo nella vita, sono partito da casa il 4 marzo, da Fano sono arrivato a Santiago di Compostela, ho fatto 3.400 km percorrendo 5 vie antiche e è durato 137 giorni. Quest'anno faccio questo con il futuro, penso che andrò in Giappone a fare l'88 templi e poi c'è l'ultimo sogno da fare, che è chiudere il cerchio da Santiago a Gerusalemme, partire da Roma e arrivare fino alla città santa che è Gerusalemme. Ma c'è tempo, dunque speriamo che vada tutto bene in occasione in futuro. Con libri a colazione, questa mattina ha preso il via l'11ª edizione di Passaggi Festival. L'evento proseguirà questa sera in diversi punti del centro storico di Fano, ma allora sentiamo di più nell'intervista che Esther Musco ha realizzato poco fa al presidente di Passaggi Festival, Cesare Carnaroli. Presidente Carnaroli, inizia la 11ª edizione di Passaggi Festival che quest'anno si chiama Dillo alla Vertigine. Esatto, e stiamo riprendendo la normalità dopo il decennale dell'anno scorso, ma anche di 2 anni di Covid, e quindi siamo estremamente interessati anche a vedere come risponde il pubblico. Ma siamo convinti ormai di avere un pubblico molto affezionato e quindi siamo tranquilli rispetto al successo che anche questa edizione avrà. E colgo l'occasione per ringraziare l'amministrazione comunale, in particolare il sindaco, perché noi anche come spazio temporale siamo nati 10 anni fa sostanzialmente con l'amministrazione Seri. Questo mi pare che sia il momento opportuno per dar merito a questa amministrazione, alle due sindacature del sindaco Seri, e quindi diciamo finisce un ciclo. Speriamo che anche nei prossimi anni ci sia la stessa sensibilità che abbiamo avuto in questi 10 anni da parte degli sponsor pubblici, comune e regione, ma anche da parte dei privati che come sempre hanno risposto molto positivamente. Presidente, qualche anticipazione della giornata di domani per gli amici telespettatori? Domani sarà una giornata estremamente interessante. Perché comunque ci sarà il saluto istituzionale e quindi per noi è molto importante, perché come dicevo prima verificheremo l'attaccamento che nei confronti di questa amministrazione da parte della Regione, da parte del Comune in modo particolare e anche da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, che sono stati un po' i pilastri che negli ultimi anni hanno garantito comunque lo svolgersi di questa manifestazione. E si è svolta a Pesaro, esattamente a Villa Miralfiore, una serata di beneficenza per la ricostruzione di una scuola nel Maceratese, una struttura inutilizzata a seguito del terremoto avvenuto nel centro Italia qualche anno fa. Presenti circa 200 persone, tra cui il sindaco di Pesaro, Ricci, raccolti 80.000 euro. Ce ne parla Cristiana Guerra.
200 persone riunite in una location d'eccezione, un imprenditore e due fondazioni per supportare e realizzare un ambizioso progetto e il risultato è assicurato. 80.000 euro raccolti in una sola serata. Si tratta dell'elegante evento di beneficenza svoltosi a Villa Miralfiore di Pesaro con un obiettivo fondamentale: valorizzare i giovani, futuri cittadini di domani, finanziando l'intervento di ricostruzione della nuova scuola dell'infanzia e di un centro con spazi di studio a Sforza Costa, nel maceratese, reso inagibile dopo il sisma del Centro Italia del 2016. Attori coinvolti sono la storica azienda pesarese Fiam Italia e la Fondazione Mediolanum, che hanno sostenuto la Andrea Bocelli Foundation, nata nel 2011 per aiutare le persone in difficoltà a causa di malattia, povertà ed emarginazione sociale, attraverso la promozione di progetti nazionali ed internazionali che favoriscono il superamento di tali barriere. Uniti si può fare di più, è anche il vostro motto, e stasera è sicuramente una certezza. All'inizio di questa bellissima avventura, che se è vero che da soli si può fare molto, insieme si può fare tanto, tanto di più. Secondo me è un po' come si ricorda in un libro sacro meraviglioso, dove due o più persone pregano, là c'è Dio. Qui possiamo dire che dove due o più persone si mettono insieme per far sì che la vita del prossimo sia una vita migliore, di sicuro c'è del bene. A proposito di progetti, quali sono quelli che avete supportato in questi anni? Nel momento in cui è nata la fondazione abbiamo concentrato le nostre energie in una mission particolare che è legata all'educazione, cercare di valorizzare le possibilità, dare delle possibilità e valorizzare i talenti di chi magari questa opportunità potrebbe non averle per le più disparate ragioni. Nel 2016 a seguito del terremoto che ha colpito la zona delle Marche e dell'Abruzzo abbiamo sentito la necessità di tornare nella nostra terra, nel nostro paese e supportare da vicino in un periodo importante la ricostruzione di queste zone così fortemente colpite. Veri protagonisti della serata i valori di amore, giustizia e solidarietà in cui la Fondazione Mediolanum crede e sostiene da oltre 20 anni. Da oltre 20 anni ci occupiamo di infanzia, quindi progetti a favore di bambini, ragazzi che si trovano in difficoltà. E occasione stupenda questa sera perché è nata un'amicizia con FIAM, che ha messo a disposizione questa magnifica villa per fare una serata di raccolta fondi, ed è bellissimo anche il fatto che stiamo condividendo questo progetto anche insieme alla Fondazione Andrea Bocelli, insieme a Veronica, sua moglie. Sinergia di persone che comunque vivono in ambienti diversi e magari lontani tra loro, però mettendosi insieme si riescono veramente a fare tantissime belle cose. Abbiamo aiutato 188.000 bambini e vogliamo continuare a farlo assolutamente, perché credo che i bimbi, i ragazzi siano un po' l'anello più debole della società. Se si trovano in difficoltà dobbiamo dare una mano. Una serata vivacizzata da momenti musicali ed altri intrattenimenti, ma soprattutto un progetto di solidarietà che rispecchia l'attenzione che FIAM Italia nutre nei confronti del territorio. Noi eravamo a ricerca di un progetto per i nostri 50 anni e abbiamo radunato un gruppo di amici che ha creduto in questo progetto di ricostruzione di una scuola a Sforza Costa, un quartiere di Macerata, e ci ha spinto la voglia di riaccendere un faro sul terremoto. Ma quest'anno è anche un anno particolare per la FIAM. Sì, è il nostro 50esimo, sono 50 anni. L'azienda è stata creata da mio padre e io e mio fratello stiamo portando avanti e la stiamo facendo sviluppare in giro per il mondo. È come regalarsi qualcosa e fare del bene. È forse il regalo più bello che uno si possa fare. Venerdì alle ore 20 all'hotel Edelweiss di Torrette di Fano i movimenti civici Marche e Rete Civica Emilia Romagna organizzano una cena di solidarietà a favore delle popolazioni alluvionate dell'Emilia Romagna. Interverrà il sindaco di Monzuno, Bologna, comune alluvionato, a cui saranno devoluti i fondi raccolti. La cena a base di pesce avrà un costo di 30 euro e la prenotazione è obbligatoria. In occasione del 75esimo anniversario della nascita della Costituzione, l'ANPI, Selezione Leda Antinori di Fano e l'ANPI Provinciale
in collaborazione con la cooperativa e impresa sociale Polo 9, hanno organizzato l'incontro pubblico Viva la Costituzione a Fenile di Fano. Interverrà anche il magistrato Valeria Cigliola. Viva la Costituzione è il titolo dell'iniziativa che si terrà giovedì sera a Fano. Da chi ha organizzato questo incontro e con quale obiettivo? Viva la Costituzione è organizzata da Polo 9 insieme ad Ampi e nasce nell'ambito della manifestazione Primavera della Legalità edizione 2023. Una manifestazione che mette insieme intorno allo stesso tavolo tantissime organizzazioni del territorio e anche di fuori provincia per promuovere i temi legati alla legalità. Nell'ambito di questa iniziativa quindi nasce Viva la Costituzione in quello che è il 75esimo anniversario della sua nascita. È un'iniziativa che ha lo scopo di promuovere un momento di riflessione, di condivisione e di celebrazione di quello che è la radice del nostro vivere democratico e ne è anche il faro. La serata incomincia appunto alle ore 20 al Parco del Fagiano di Fenile di Fano. Ci sarà un piccolo buffet ad accogliere gli invitati, un buffet preparato dagli ospiti delle comunità terapeutiche della cooperativa Polo 9. Paolo, uno degli scopi della vostra associazione è anche quello di difendere i valori della Costituzione, ecco perché sono nati dei progetti con le scuole del territorio. Assolutamente sì, sono anni che noi partecipiamo così con il Polo 9 a questa iniziativa sulla legalità. La Costituzione trasuda di legalità, no? Tutti i suoi articoli sono legali e antifascisti soprattutto, per cui abbiamo voluto nel corso di questi ultimi anni entrare nelle scuole grazie al protocollo che è stato firmato da Ampi Nazionale con il Ministero Pubblica Istruzione e Università, per cui possiamo, accolti da docenti e direttori didattici disponibili, a parlare con i ragazzi di quelli che è la memoria soprattutto di chi ha combattuto e anche sacrificato la propria vita per liberarci dal nazifascismo. Dunque, giovedì sera, a partire dalle 21:15 circa, proietteremo circa 60 minuti di cortometraggi che sono stati realizzati tutti dalle scuole della nostra provincia. In questi cortometraggi vengono raccontati molto bene dai ragazzi, che sono stati i protagonisti di tutti i 60 minuti, sugli articoli fondanti della Costituzione. E per l'occasione ci sarà anche un magistrato. Esatto, ci sarà un magistrato che è la dottoressa Valeria Cigliola che prima della proiezione dei corti ci parlerà della genesi della nostra Costituzione repubblicana. L'ingresso sarà libero? L'ingresso sarà assolutamente libero e aspettiamo tutti perché il Parco del Fagiano anche quest'anno offrirà agli intervenuti un piccolo buffet prima di iniziare con le istituzioni e i loro saluti. Riprendono da domani, 21 giugno, gli appuntamenti dei giovedì della confraternita nella chiesa Santa Maria del Suffragio a Fano. L'iniziativa si propone di parlare della città della fortuna e delle sue bellezze artistiche raccontate da storici, architetti e religiosi. Stefania Bonomi. Si rinnova l'appuntamento dei giovedì della confraternita, incontri settimanali che si terranno presso la Chiesa del Suffragio a partire dal 22 giugno fino al 21 settembre, con il patrocinio del Comune in collaborazione con la BCC di Fano. Quest'anno gli eventi del giovedì saranno interamente dedicati alla storia della città della fortuna, dalle sue origini romane alle sue ricchezze culturali, storiche e artistiche. Come si svolge quest'anno la manifestazione? Tutti i giovedì alle 21 ci sarà una conferenza, la conferenza che parlerà quest'anno della città storica, della Fano, dei fanesi, delle città che hanno vissuto un periodo di nobiltà, infatti parliamo di palazzi, di architetti, di strutture importanti da un punto di vista architettonico e quindi ci sarà poi anche l'inserimento di quello che è la fanesitudine con la poesia dialettale. Ci sono degli storici dell'arte, ci sono architetti, tutta gente diciamo fanese. Parliamo dei miracoli del Signore, faccio per dire il vescovo Giovanni Tonucci, che è un personaggio, il nostro diciamo sacerdote spirituale della confraternita, però lui tratterà i miracoli del Signore in dialetto fanese, ma che sono ecco un'interpretazione dei miracoli del Signore.
altri ci sono architetti, Remigio Bursi, che è un architetto, il conte Filippo Lupo Bracci, che è uno storico, Claudio Giardini, che è lo stesso, uno storico dell'arte, tutti personaggi abbastanza importanti, credo. In che location si svolgeranno gli eventi? Gli eventi si svolgono tutti qui nella nostra bellissima chiesa del suffragio, la chiesa della confraternita. L'ICC di Fano sempre presente a queste bellissime iniziative? È un'iniziativa oramai che è storica e l'abbiamo sempre sostenuta perché è un momento di crescita e sicuramente gli argomenti trattati, ho visto anche quest'anno, sono tutti argomenti che hanno per la nostra città un'importanza, quindi la sosteniamo. Un evento che attraverso i racconti di storici, architetti e religiosi vuole preservare il dialetto e dedicare la massima attenzione alle bellezze artistiche di Fano. E un caloroso pubblico ha partecipato alle premiazioni che si sono svolte all'Evolution Camp di Pian di Rose per festeggiare la vittoria del campionato di categoria e della Coppa Italia della squadra femminile di calcio a 5. Nella splendida cornice della struttura Campo Avventure Evolution Camp si sono svolte le premiazioni della squadra femminile di calcio A5 della SD Pian di Rose per la vittoria del campionato di categoria e della Coppa Italia Marche. All'iniziativa organizzata dal Comune in collaborazione con l'Associazione Le Amiche di Serena Polverari erano presenti il sindaco Marco Marchetti, il presidente della società Alfio Tinti, l'allenatore di squadra Giovanni Zanchetti e un caloroso pubblico che ha animato la manifestazione con divertenti balli e spettacoli canori. Serata di festeggiamento e di ringraziamento per le nostre giocatrici del calcio A5 femminile del Pian di Rose che quest'anno sono riuscite a vincere sia il campionato sia la Coppa Italia Marche. Una piccola squadra ma che ottiene grandi risultati. Una giornata di festeggiamento in un posto meraviglioso di Sant'Ippolito che è l'Evolution Camp, un campo d'avventura aperto a grandi bambini, ma con la testa e con il cuore accanto al nostro amico Federico che in questo momento sta affrontando una sfida e siamo sicuri che la vincerà e tornerà presto. Navigando verso l'aurora, tu ragazza hai perso l'amore, naufragando dentro al tuo cuore. Siamo qua a festeggiare la vittoria del campionato e della coppa della nostra squadra che è il Pian di Rose Calcio 5 femminile. Ringraziamo il comune di Sant'Ippolito che ha patrocinato l'evento, l'associazione Serena Polverari che ha messo in opera tutto questo che vedete e anche la location che è l'Evolution Camp che ci ha prestato l'attrezzatura oggi, ci ha fatto salire sui pali, ci ha fatto provare un nuovo sport e quindi ringraziamo tutti quelli che ci sono stati vicino e che ci hanno voluto festeggiare oggi. E questa era la nostra ultima notizia. Subito dopo di noi le previsioni del tempo e a seguire uno speciale dedicato al concorso regionale organizzato dalla BCC Crescere nella cooperazione che si è svolto a Senigallia e a Fano. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata su Fano TV.